Non so voi, ma quando penso a una Range Rover mi viene subito in mente quell'immagine del modello classico degli anni 70, verde, nella campagna inglese, a tre porte. E qui a Ginevra c'è una nuova versione. Ed ecco come Land Rover festeggia i 70 anni della Range. Faccio fatica, vedete, in questo piccolo stand a farvi vedere tutta la lunghezza, ma direi che proprio la fiancata, la parte più interessante, è uno dei modelli che mi ha colpito di più al Salone di Ginevra, questa serie speciale di 999 esemplari costruiti dal reparto SVO, Special Vehicle Operation di Land Rover, e con pannelli dedicati, in particolare ovviamente quelli della fiancata, soprattutto perché sono molto lunghi sia il pannello posteriore che la porta. Vi faccio anche vedere il frontale con questa cornice in alluminio che circonda la griglia, la calandra. Sotto il cofano c'è un motore 5000 benzina con compressore volumetrico, 550 cavalli, 0-100 dichiarato in 5 secondi, una velocità massima di 265 all'ora, ma la cosa più importante di quest'auto è il lusso, i materiali che la rendono veramente un qualcosa di speciale, dedicato appunto a meno di 1000 fortunati che potranno permettersela, e un richiamo evidente al esemplare originale. Cerco di farvi vedere anche dentro, visto che gentilmente finalmente posso entrare. Vedete, ci sono 4 posti singoli con colori diversi, ma è soprattutto l'esterno, ripeto, la parte più interessante di questo SV Coupé. Provo anche a farvelo vedere nel bagagliaio, ma non credo che si apra. È così, con la tipica ribaltina di tutte le Range. Vediamo, è così. Vedete anche qui massima cura nei materiali, con legno ispirato al mondo della nautica, anche qui in tech. Prezzo di circa 270.000 euro per questo splendido oggetto, uno dei migliori modelli visti finora a Ginevra.